utilizzava un locale abusivamente approfittando della chiusura della Via dell'Amore, arrestato un 29enne. Prima la bonifica dell'amianto, poi riprendiamoci il nostro mare, oltre 150 marolini manifestano davanti alla porta dell'arsenale. Carburante alle stelle, i prezzi della benzina superano i 2 euro al litro, in quasi tutti i distributori della provincia si fermano i pescherecci. Si celebra domani la giornata internazionale della donna e iniziative in tutto il territorio. Lo Spezia perde con onore contro la Juve, ora si attende il Cagliari, il 50% dell'incasso della partita supporterà i bimbi in Ucraina. Buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione del TLS Giornale. Apriamo con la cronaca, lo avete sentito dai titoli, domenica notte i militari della stazione Carabinieri di Rio Maggiore hanno arrestato un 29enne che, approfittando della chiusura della celebre Via dell'Amore, si era introdotto in un esercizio pubblico al momento chiuso, facendolo diventare la propria dimora. L'uomo, infatti, già da alcuni giorni aveva trasformato una sala da bar nel proprio dormitorio, condividendolo con un altro cittadino. I carabinieri, dopo aver ricevuto la segnalazione, hanno accertato l'esistenza di una leggera effrazione di una finestra sul retro del bar e hanno così deciso di attendere la notte per sorprendere gli eventuali occupanti abusivi e la pazienza è stata premiata. Hanno infatti sorpreso il 29enne e un 39enne che dormivano e li hanno portati in caserma per l'identificazione. Il più giovane, già noto alle forze dell'ordine, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione e per reati contro la persona, il patrimonio e la violazione delle norme sull'immigrazione ed è quindi stato arrestato e accompagnato in carcere. Il più anziano invece è stato denunciato in stato di libertà dall'autorità giudiziaria. Cambiamo argomento. Manifestazione ieri a Marola per dire stop all'amianto e alle aree degradate. Oltre 150 i residenti che hanno preso parte al presidio che si è svolto davanti alla porta dell'arsenale in vista dell'incontro in programma con l'amministrazione comunale il prossimo mercoledì. Vediamo il servizio e le immagini sono di Raffaele Maulella. Ieri una partecipata manifestazione che ha coinvolto oltre 150 persone di Marola, organizzata un po' da tutte le associazioni del territorio, per ribadire la necessità di bonificare, riconvertire le aree militari. Perché la necessità di organizzare questo presidio? Beh, è stato un momento di grande partecipazione democratica, una grande lezione che la comunità e la borgata marolina ha voluto esprimere per cercare intanto di farsi riconoscere, di far vedere che è una comunità viva, una borgata viva, se ci fosse stato il bisogno di farlo, ed è stata fatta in un luogo simbolico, cioè quella porta Marola, quel cancello che separa la comunità marolina da un enclave all'interno dell'arsenale, per cui l'accesso è derubricato al suono di un campanello, al riconoscimento attraverso un tesserino, eccetera. Quindi quel mare che fu sottratto 150 anni fa al popolo marolino. Quali sono proprio i fattori che destano più preoccupazione tra i cittadini? Parliamo delle questioni più recenti, le centinaia di migliaia di metri quadri di amianto che hanno destato preoccupazione durante gli eventi atmosferici che le hanno visti sgretolarsi. I governi precedenti hanno stanziato, due leggi di bilancio hanno stanziato dei fondi, attualmente non si vede traccia di nessun tipo di lavoro di bonifica. La questione del campo in ferro, la discarica che abusiva letteralmente, etimologicamente, cioè quel luogo che non fu deputato come discarica, che oggi contiene ancora una quantità sostanziale di veleni e di sostanze nocive e che è ancora lì, tombata. Ci sono tutta una serie di attività che la Marina svolge in prossimità dell'abitato e che destano preoccupazione dall'emissione dei fumaioli alle eventuali emissioni elettromagnetiche e di radar. Tutte queste questioni fanno riferimento a un problema di salubrità che noi poniamo da tanti anni e che va di pari passo con il tema della riconversione. Una riconversione, ma che sia soprattutto una riconversione basata sulla bonifica di quelle aree che sono appunto di fronte all'abitato di Marola.
Per concludere, un appello, quello che è emerso nel corso del presidio di ieri, a far sì che le autorità vengano proprio di persona a verificare lo stato attuale e a confrontarsi con i cittadini. Noi abbiamo esteso l'invito a dire il vero al sindaco, alla commissione ambiente del comune della Spezia, cioè i consiglieri comunali che fanno appunto parte di questa commissione, alla sottosegretaria alla difesa Pucciarelli. E devo dire che questo invito è stato atteso da pochi consiglieri, per lo più dell'opposizione, e nonostante questo noi continueremo a dialogare con le istituzioni. Domani ci sarà un appuntamento con il sindaco per che ci riceverà evidentemente su queste tematiche. Mercoledì saremo convocati nella Commissione Ambiente ancora una volta per chiedere conto delle attività che non sono ancora state svolte. E parliamo ora di occupazione. Tiziana Venelli, segretaria generale CGIL-SL-CGIL, condanna il comportamento dell'azienda Comdata del sito della Spezia nei confronti di 13 lavoratori assunti da 2 mesi a tempo determinato, i quali, dopo aver lavorato per un anno tramite agenzia interinale con contratti rinnovati di settimana in settimana, si vedono non rinnovato il contratto in scadenza il 7 marzo. Questi lavoratori, pur lavorando nel sito della Spezia, sono stati coordinati per un anno dai referenti di Cagliari e Ivrea, dice la Venelli, con modalità organizzative penalizzanti. Abbiamo appreso che in questi giorni saranno assunti 25 lavoratori interinali e i tempi determinati non avranno possibilità di rinnovo e nemmeno il diritto di prelazione. Siamo intervenuti chiedendo a Comdata di collocare questi 13 lavoratori nell'aula formativa, ma la risposta, prosegue, è stata che saranno richiamati solo se e quando l'azienda ne avrà bisogno. Un comportamento inaccettabile, denuncia il sindacato. Carburante alle stelle. I prezzi nei distributori, anche nella nostra provincia, superano i 2 euro al litro. Le cifre registrate rimarcano un deciso aumento negli ultimi giorni e il costo è destinato a crescere. Vediamo il servizio, le immagini sono di Sergio Diofili. Prezzi record nei distributori italiani, ovviamente anche spezzini, per il rifornimento di carburante. Gli aumenti hanno avuto inizio nei giorni scorsi, ma stanno continuando con anche l'inizio proprio della nuova settimana. L'aumento dei prezzi infatti non si è fermato e si prevede un ulteriore aumento di costi anche nei prossimi giorni. Questo aumento dei prezzi come la state vivendo? La viviamo malissimo. State valutando qualche alternativa, diciamo, anche all'utilizzo della macchina, per utilizzarla al meno possibile? In bicicletta e a piedi. Non sono per necessità o viaggi lunghi, bisogna parcheggiare la macchina. Nella maggior parte dei distributori qui alla Spezia il costo della benzina, anche per il non servito, supera i 2 euro al litro, con picchi anche di 2,2 euro al litro. Aumenti anche per il diesel, che supera i 2 euro per il servito, ma si registrano incrementi anche per i prezzi praticati per il GPL e il metano. Dalla scorsa settimana ha avuto inizio questo incremento dei costi di benzina, gasolio. A cosa sono dovuti? Guarda, a cosa sono dovuto? Non penso proprio alla guerra in Ucraina, come molti direbbero. Io ne so meno di lei dopo 35 anni di attività. Per me c'è dalla grossa speculazione dietro tutto questo. E noi dobbiamo supportare anche un carico economico non indifferente, perché dobbiamo ricapitalizzare l'azienda. Se prima un autobotti arrivava con un costo ipotetico di 30.000 euro, adesso devi averne 40-45.000 da pagare in contanti. E non è che tutti i distributori vendono la benzina subito al momento, la vendono parecchio anche a credito alle aziende. Le aziende pagano a 30-60 giorni, di conseguenza siamo andati un po' in cattive acque anche noi gestori, perché il nostro margine, come sapete bene, è di 3 centesimi al litro. La gente pensa che i prezzi applicati li applichiamo noi, no, è la compagnia petrolifera che ce lo impone la sera prima per dopo la mezzanotte. C'è un po' di paura da parte della clientela, la noto, e c'è molta anche attenzione nel guardare la cartellonistica su quale sono riportati i prezzi, però la macchina oggi è diventato un uso indispensabile. E a questo proposito, pescherecci fermi in Liguria proprio per protestare contro il caro gasolio, che ha raggiunto il prezzo di 1 euro al litro. In porto alla Spezia
L'adesione allo sciopero di una settimana è stato totale. Lo paghiamo il doppio rispetto allo scorso anno. In pratica ciò che guadagniamo andando per mare finisce al distributore. Quando va bene facciamo un margine di 1000 euro a settimana barca, ma poi ci devi pagare la manutenzione, i contributi, le tasse e non rimane niente. A spiegarlo è Michele Pisani in rappresentanza della flotta spezzina. Sono 20 le barche per la pesca a strascico alla Spezia, gli occupati diretti un centinaio. Se loro chiudono non avremo più pesce fresco sulle nostre tavole, con ricadute enormi sul turismo enogastronomico della nostra regione. A farlo notare Anna Vivaldi, vicepresidente di Conf Cooperative Liguria. E voltiamo pagina, veniamo adesso ai dati diffusi da Alisa sull'andamento della pandemia da Covid-19 in Liguria e nella nostra provincia. Sono 506 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 3.823 tamponi effettuati. In totale gli attualmente positivi in Liguria sono 12.809, 26 in più rispetto alla giornata di ieri. Alla Spezia invece i nuovi positivi sono 64, per un totale di 1.567. Le persone in sorveglianza attiva in ASL 5 sono 138 sul dato regionale, che è invece quello di 2.084. Aumentano le ospedalizzazioni in Liguria, ci sono infatti 10 pazienti in più ricoverati per un totale di 269 posti letto occupati per il Covid. Le terapie intensive sono invece 16 in tutta la Liguria. Nel dettaglio si tratta di 6 non vaccinati e 10 vaccinati. Nella nostra provincia gli ospedalizzati sono 20, di cui 2 si trovano ricoverati nel reparto di terapia intensiva. E a proposito di Covid, la pandemia ha avuto conseguenze negative anche sul versante psicologico, in modo particolare per i bambini e gli adolescenti. Abbiamo sentito a questo proposito il dottor Franco Giovannoni e la dottoressa Natalina Loise del servizio neuropsichiatrico infantile dell'ASL 5, servizio di Maria Torre Sergio Diofili. Quali tipologie di patologie si sono verificate in significativo aumento con la pandemia? Molte. I disturbi alimentari in primis, con delle sfaccettature anche molto gravi. L'abbandono scolastico, che comincia sempre con una piccola fobia che va aumentando fino all'abbandono. La chiusura sociale nei bambini piccoli si mostra come forme depressive, con inibizione rispetto a tutte le attività. E poi l'autolesionismo, che da anche qui con una serie di gravità molto diversa, dai piccoli tagli da mostrare sui social ai tagli veri da ricucire in pronto soccorso, e poi fino ai tentativi di suicidio, che sono aumentati molto, anche se per fortuna non tutti molto gravi, ecco, però la richiesta che c'è di base è molto preoccupante. E poi la confusione di genere che gli adolescenti riportano, è come se non riuscissero ad identificarsi in nessuna persona reale, e questo è molto pregiudizievole per il loro sviluppo. I bambini più piccoli mostrano una grande angoscia, adesso per la guerra ancora di più, quindi prevalgono i sintomi depressivi. Con la pandemia l'aumento dei casi di patologia per i giovani, per i bambini e gli adolescenti sono aumentato notevolmente. Su quali risorse avete potuto contare? Sì, è aumentato. Lei consideri ad esempio i disturbi alimentari: da una ventina circa l'anno siamo passati 2021 a 67. Grazie al cielo e grazie alla direzione aziendale, ad esempio sui disturbi alimentari abbiamo avuto 2 psicologhe, un dietista, un educatore professionale, che ci hanno aiutati a gestire questi gruppi di adolescenti, vuoi singolarmente, vuoi in gruppo, portandoli magari anche ad avere amicizie, portandoli in luoghi come il Sant'Anna, che è un luogo molto bello che abbiamo grazie a Fondazione Cassa di Risparmio. Insomma, grazie a queste risorse tutte abbiamo dato una risposta. Ora l'emergenza si dice finisca, in realtà abbiamo una guerra anche davanti, ci auguriamo, ma io ho fiducia che le risorse un pochino restino.
A questo proposito andrà in onda proprio un approfondimento nei prossimi giorni nel corso del TG Zoom. Parliamo ancora di sanità perché domenica 6 marzo, nella giornata di ieri, dalle 9 alle 12.30 si è svolta una diretta TV dall'ospedale di Sarzana sul canale 86 del Digitale Terrestre e in streaming sulle pagine Facebook di Medical Excellence e SOS Linfedema, la giornata mondiale del linfedema. Dal 2012, prima con sede alla Spezia, attualmente all'ospedale San Bartolomeo, spiega il dottor Eretta, coordino in ASL 5 il centro di chirurgia dei linfatici che dal 2017 è diventato centro accreditato dalla Regione Liguria per la diagnosi delle malattie rare per i linfedemi. L'attività del centro è unica nel suo genere perché coniuga strategia riabilitativa e chirurgica con le più avanzate tecniche e novità. Giornate di informazione, prosegue come quella di ieri, sono molto importanti perché offrono la possibilità di divulgare la conoscenza della malattia a una platea molto più ampia. Dopo 3 mandati consecutivi, Olimpio Galimberti lascia la presidenza dell'AVO, l'Associazione Volontari Ospedalieri della Spezia. Giovedì 10 marzo, nel corso dell'Assemblea Generale, i volontari dell'AVO eleggeranno il nuovo consiglio direttivo che sarà composto da 9 membri e durerà in carica per 3 anni. Toccherà poi al nuovo consiglio direttivo eleggere al proprio interno nella sua prima riunione il nuovo o la nuova presidente e distribuire così i vari incarichi. Una marcia commovente, quella organizzata dai bambini delle elementari e delle medie di Monterosso, un no determinato e urlato per quelle guerre che impediscono agli altri bambini nel mondo di vivere con spensieratezza la loro età. Vediamo il servizio di Sergio Diofili. Marcia della pace questa mattina a Monterosso, ideata dagli alunni delle scuole con il patrocinio del Comune della Croce Bianca. Presenti il sindaco Moggia, la dirigente scolastica Sonia Squinzi, la responsabile di presso Cristina Gamba e padre Renato della confraternita dei Cappuccini. Ma per me è sempre una grande gioia poter condividere anche dei momenti istituzionali con i giovani, con i bambini del nostro paese, perché loro sono il futuro. E credo che spesso anche loro ci diano quella disponibilità di aprirsi veramente con il cuore sul mondo che molto spesso anche gli adulti, ahimè, si dimenticano. Noi ci siamo sempre detti con i bambini, spesso facciamo questo gioco di matematica, quali sono quei beni che più si dividono e più si condividono con il prossimo e più diventano grandi. E questi beni sono l'amore, la fratellanza, la pace. E mai come in questo momento abbiamo proprio bisogno di scoprirle e di riconoscere l'importanza di questa testimonianza. Perché come ci siamo detti con i bambini anche prima, l'impegno insomma per un mondo migliore passa anche alla determinazione, attraverso la determinazione e le piccole grandi cose che noi possiamo mettere in campo ogni giorno. La marcia partita davanti alla scuola ha fatto tappa in piazza Garibaldi con la lettura di poesie da parte degli alunni della scuola primaria e la donazione dei fiori per la pace creati ed ideati dagli allievi delle scuole medie. Una marcia per la pace. Una marcia perché i bambini hanno diritto a protestare per avere un mondo di pace, perché come noi abbiamo avuto un'infanzia senza guerre nel nostro paese, anche loro hanno diritto ad avere un'Europa dove non si sentano i rumori dei cannoni, ma si sentano solo i canti dei bambini e le loro risate. Un messaggio pieno di libertà espressiva, oltre che artistica, che ha fatto fiorire l'albero della piazza attraverso una primavera di pace e armonia, creata grazie all'utilizzo di svariati materiali come sabbia, cristalli, vetrini e monetine. La marcia poi ha proseguito il cammino lungo tutto il lungomare fino al gigante per fare ritorno in piazza Garibaldi e concludersi con la riconsegna e apertura del parco giochi ai bambini del paese. E parliamo ancora della situazione in Ucraina, in modo particolare delle persone che stanno fuggendo e che stanno arrivando anche in Italia e nella nostra regione. A questo proposito, infatti, Regione Liguria nelle prossime ore aprirà un info point in ognuno dei 4 capoluoghi di provincia. Saranno
posizionati in luoghi centrali, probabilmente nelle vicinanze delle stazioni ferroviarie, e saranno dedicati a tutte le persone in arrivo proprio dall'Ucraina, visto che molte di queste stanno giungendo qui in modo assolutamente autonomo. L'InfoPoint sarà il primo luogo in cui le persone potranno avere tutte le informazioni indispensabili sulla loro permanenza sul territorio italiano ed essere indirizzate a tutte le profilassi e gli adempimenti sanitari previsti e raccomandati. A dichiararlo è il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, che dice: parlo in modo particolare dei tamponi, delle vaccinazioni anti-Covid, ma non solo, perché è previsto che a ogni persona venga suggerito l'intero piano vaccinale previsto dal sistema di sanità pubblica italiana. Compra un biglietto e regala una speranza al popolo ucraino nell'iniziativa dello Spezia Calcio, che proprio in occasione della partita contro il Cagliari prevista per il 12 marzo ha deciso di sostenere l'Ucraina attraverso l'organizzazione Save the Children per aiutare concretamente tutti i bambini che in questo momento stanno vivendo situazioni inimmaginabili. A questo proposito, lo Spezia devolverà il 50% del ricavato proveniente dalla vendita dei biglietti a Save the Children. Inoltre, data la capienza degli stadi ridotta al 75%, la società Aquilotta ha deciso di mettere in vendita in maniera chiaramente simbolica il restante 25% dei biglietti, che daranno la possibilità di versare una donazione proprio a favore di Save the Children. Per ogni biglietto virtuale acquistato verrà realizzata una t-shirt che andrà ad occupare il tuo posto vuoto allo stadio, con le frasi dei tifosi che verranno stampate su magliette che formeranno così una coreografia sugli spalti del picco. Per acquistare il biglietto virtuale è possibile andare sul sito www.savethechildren.it/speziacalcio, scegliendo il settore e l'importo da donare. E veniamo ora alle iniziative in programma per la giornata per i diritti, la giornata internazionale per i diritti per le donne, inaugurata ieri nella Galleria Padula di Lerici la mostra Com'eri vestita, curata da Amnesty International e promossa dal Comune di Lerici nell'ambito proprio, come dicevo, delle iniziative per la festa della donna. Vediamo il servizio di Maria Cristina Sabatini e Davide Morina. È stata inaugurata ieri a Lerici nella Galleria Padula una mostra per dire no alla violenza contro le donne. Sì, una mostra che ha un titolo significativo, come rivestita, perché è la domanda che le donne che subiscono violenza spesso si sentono chiedere, come rivestita, quasi a giustificare l'aggressore. Quindi il tema è importantissimo, un tema che affronta una questione che è prima di tutto culturale, ed è bellissimo perché è stata organizzata dai giovani di Amnesty International, la sezione della Spezia, ed è importante che tra i giovani nasca questa cultura per la quale il rispetto va oltre ogni apparenza. Una donna deve essere rispettata sempre e in ogni momento, quindi grande cosa, manifestazione importante con un significato molto molto profondo. Come Amnesty International ci battiamo da tempo per far sì che la legislazione italiana in materia di violenza sessuale e reati di natura sessuale possa avere un cambiamento, possa essere centrata su quello che è l'elemento fondamentale delle vicende che vengono raccontate tutti i giorni dalle vittime, cioè il consenso. La campagna Io lo chiedo, che cerchiamo di portare nelle strade, portare nelle scuole, grazie anche alla mostra che abbiamo potuto realizzare col patrocinio del Comune di Lerici, vuole proprio essere un significato forte per questo cambiamento, per far sì che il centro di tutto sia la vittima, il consenso, e assolutamente non elementi di contorno che non hanno nulla a che fare con la volontà esplicita di essere parte di un rapporto sessuale. Ci troviamo nella Galleria Padula di Lerici e per questo ringraziamo il Comune di Lerici per averci ospitati e aver ospitato la mostra Come rivestita, organizzata da Amnesty International, gruppo La Spezia 311. La mostra è una mostra dedicata alle vittime di stupro, di violenza sessuale, e la domanda Come rivestita è quella che viene fatta troppe volte alle vittime che appunto subiscono violenza, come se in qualche modo l'abito indossato dalle donne potesse giustificare l'atto stesso.
Sappiamo bene che è un messaggio forte quello che abbiamo portato, che la visione di questi abiti è molto toccante, crediamo che sia fondamentale sensibilizzare su questo tema purtroppo così attuale e partire proprio dal fatto che deve cambiare il metodo di affrontare questo argomento. Non si può colpevolizzare una vittima, ma si deve guardare altro, perché il problema è altrove. E speriamo che questo messaggio arrivi soprattutto ai giovani e anche alle scuole che visiteranno la mostra nei prossimi giorni. E parliamo ancora della giornata della donna, perché domani, martedì 8 marzo, l'assessore regionale alle pari opportunità Simona Ferro visiterà le 4 province liguri per un caffè per le donne, un'opportunità per confrontarsi con istituzioni e cittadini sul tema della parità di genere per presentare le possibilità derivanti dal piano di ripresa e resilienza. L'appuntamento alla Spezia è alle 15.45 in piazza Mentana. E ancora iniziative previste per domani dalle 10 alle 17.30 su iniziativa dell'assessorato alle pari opportunità del Comune della Spezia e il Centro Irene. Saranno presenti 2 gazebi in piazza Beverini per scoprire le attività del Centro Irene, che dal 2009 rappresenta sul territorio il punto di riferimento per tutti gli enti, servizi, associazioni e cittadini che si trovano a dover affrontare una situazione di violenza sulle donne e per distribuire braccialetti in silicone con lo slogan "Amati, sei un capolavoro". Le donne di Confartigianato invece festeggeranno l'8 marzo con una dedica all'amore, accogliendo l'invito di Don Luca Palei. Trascorreranno una giornata con i ragazzi ospiti della comunità La Casa sulla Roccia, una giornata che porterà i giovani ospiti ad affacciarsi al mondo del lavoro visitando alcune imprese che racconteranno la loro storia e proprio il loro mestiere. Sicurezza in casa tra ruoli consolidati e nuove modalità di lavoro. E questo è il titolo del convegno organizzato dalla Direzione Regionale dell'INAIL, che si svolgerà domani nell'auditorium dell'Autorità di Sistema Portuale. Vediamo il servizio di Vimal Carlo Gabbiani e Davide Morina. Martedì alle 15, organizzato dall'INAIL nella sede dell'autorità portuale, si terrà un importante convegno con al centro le tematiche del lavoro, un lavoro che è molto cambiato durante la pandemia e un lavoro che deve sempre di più vedere protagonista la donna. Certo, la donna che da sempre ha lavorato in casa come casalinga si trova oggi a dover cambiare e via via o a uscire dalla casa, oppure, come molte casalinghe è successo, rientrare nella casa per svolgere uno smart working dentro la casa. Per cui le sfaccettature del lavoro delle donne continuano a mutare con il corso degli anni e con la modernizzazione che avanza. Noi avremo diviso in due praticamente questo convegno. L'INAIL ne curerà la parte istituzionale, quella del riconoscimento delle donne che lavorano. Io la parte della donna che cambia in un mondo che cambia e che, se ha voglia di uscire, cercheremo di agevolarla. Se ha voglia di rimanere, cercheremo di agevolare i bisogni e le necessità di una comunità che vive intorno alle donne che rimangono in casa. Per cui affronteremo due temi che saranno il nostro futuro prossimo, perché a Napoli il 2 al Maschio Angioino ha già fatto un convegno sulle comunità energetiche, cioè un ettaro di sole per la famiglia, risparmiando, fare un nuovo tipo di economia di comunità. E in più stiamo svolgendo in tutta Italia un percorso con ANPAL che ci porterà a aprire delle agenzie di intermediazione lavoro sui territori. Spezia sarà uno di questi e cercheremo di trovare, col lavoro che cambia, nuovi lavori per quelle donne che desiderano uscire e che non sono sempre costrette a fare lavori di cura come in casa, ma hanno anche alte professionalità e intendono riprendere il loro posto nella società che lavora anche fuori di casa.
Un viaggio alla scoperta del castello di Bastia con la sua architettura e le sue marchese. Tra il 1765 e il 1769 sarà al centro di tutta l'Europa grazie ad Anna Maria Mallaspina della Bastia. Sarà il protagonista della nuova puntata del documentario I castelli della Lunigiana in onda questa sera alle 21:30. Vediamo un'anticipazione. Tra il 1765 e il 1769, la Lunigiana, e in particolare la Valle del Taverone, sembra essere al centro delle questioni politiche francesi, tanto da influenzare le decisioni del re. Questo potere di manovra è tutto nelle mani di una donna, la marchesa Anna Maria Mallaspina della Bastia. La sua istruzione fa sì che possa intraprendere missioni diplomatiche, progettare intrighi e portare al centro dell'Europa il nome del castello di Bastia. Ma questa fortezza, protagonista della puntata di questa sera dei Castelli della Lunigiana, ha una storia ben più antica. La sua costruzione originaria risale al XIII secolo. Anche il nome Bastia è antico, deriva dal francese bastir, ovvero costruire rapidamente. Molto probabilmente, in epoca medievale, il borgo della Bastia aveva subito una veloce fortificazione che aveva influenzato la scelta del nome. Ripercorreremo il suo passato in compagnia di Aurora Razza con le riprese e la regia di Davide Morina e la collaborazione di Marco Cecchini, segretaria di produzione Morena Primavera, le musiche composte ed eseguite da Davide Virgilio. Tutti gli episodi andranno in onda su Tele Liguria Sud e sul gruppo TV Corallo SAT. Apriamo ora la pagina sportiva. Spezia sconfitto con onore ieri in casa della Juventus. I bianconeri si sono imposti 1-0 con il gol di Morata. Adesso per gli Aquilotti arriva una serie di gare da non sbagliare per centrare la salvezza. Il servizio di Gianluca Tinfena. Lo Spezia torna da Torino senza punti ma con tanta consapevolezza. È vero, arriva la quarta sconfitta consecutiva, ma rispetto alle altre tre gare contro Fiorentina, Bologna e Roma perse nel finale, lo Spezia Torino gioca e merita di pareggiare, se non fosse per gli interventi di Szczęsny che sbarrano la porta ad una formazione di Thiago Motta arrembante nella ripresa, sia con Giasi che con Agudelo, con due occasioni sventate dai bianconeri. Ora ci sarà un mese fondamentale dal punto di vista delle sorti della salvezza, è inutile negarlo, a partire dalla gara di sabato alle ore 15 contro il Cagliari allo stadio Alberto Picco. Cagliari reduce dal KO con la Lazio, ma prima aveva inanellato 5 risultati utili consecutivi ed è tra le formazioni di bassa classifica ad aver conquistato più punti in questo 2022. Sarà un mese fondamentale perché? Perché lo Spezia dopo la gara con il Cagliari giocherà a Reggio Emilia contro il Sassuolo, poi affronterà in casa il Venezia, terz'ultimo attualmente in classifica, con una partita da recuperare, quella contro la Salernitana, ma un Venezia che nelle ultime 14 giornate ha vinto una sola partita. Quindi a metà di aprile ci sarà la gara contro l'Empoli. 4 gare per costruirsi il futuro, per costruirsi il finale di campionato, le 6 partite che resteranno al termine di questa Serie A, con la consapevolezza di potersela giocare sino alla fine. Per questo che il prossimo mese sarà quello più importante dell'intero campionato per la formazione di Thiago Motta. Per fortuna questa giornata non ha portato a sconvolgimenti in classifica, perché a parte il pareggio interno del Genoa, l'ennesimo, un pareggio che serve a poco ai rossoblù, sempre più vicini alla retrocessione, perdono la Salernitana, il Venezia, il Cagliari e la Sampdoria. Quindi tutto resta com'è in classifica e quindi a partire da sabato sarà importante tornare a conquistare punti dopo 4 sconfitte consecutive, perché lo Spezia a Torino ha dimostrato che con il piglio giusto se la può giocare sino alla fine. La salvezza è comunque sempre, ancora, più che mai, a portata di mano. Parliamo sempre di sport e passiamo al basket. Con la Tarros a un passo da un'altra impresa, perde ma a testa altissima. Il risultato è quello di 76-71, ottima prestazione contro la capolista Aerons Montecatini. Pesano sui bianconeri la fatica per i tanti impegni ravvicinati e gli infortuni. Prossimo appuntamento per i bianconeri al Palasprint contro Olimpia Legnaia domenica 13 marzo alle 18.
E veniamo al calcio dilettantistico, equilibrio in testa nel campionato di promozione, girone B, tre squadre sono infatti al vertice della classifica a pari punti e tra queste c'è la forza e coraggio, ma il punto sul campionato lo fa come sempre Andrea Catalani, vediamo il servizio. Questo gol di Castagnaro quando ormai non mancava molto alla fine salva il Don Bosco Spezia dalla sconfitta a Pagliari di fronte al Little James Genova in un incontro controverso poiché i salesiani sembravano decisamente padroni della situazione alla fine del primo tempo, tutt'altra musica però nella ripresa, passati infatti precocemente in vantaggio con una rete del rampante napoletano, qui ne vediamo la conseguente esultanza, gli oratoriani sfiorano ripetutamente poi il raddoppio fallendolo per un soffio dapprima con Azzaro, quindi con Salcu, poi ancora con Romiti, si vedono peraltro negare un probabilissimo rigore sullo stesso Salcu. Però nel secondo tempo appunto la situazione si capovolge con il Little James subito al pareggio col centrocampista Trudu, anche qui vediamo i festeggiamenti conseguenti, il medesimo giocatore poi in contropiede a metà della ripresa porta persino in vantaggio gli ospiti e allora letteralmente all'arrembaggio gli spezzini che arrivano appunto al pari che abbiamo già visto, non porta frutti invece l'assalto finale dei rossoneri alla ricerca della vittoria a pochi minuti dalla fine, peraltro si fa male lo stesso napoletano. Ad ogni modo rossoneri spezzini ancora in zona playoff nel girone B del campionato di promozione ligure, come lo stesso Magrazzurri che però non va oltre lo 0-0 in casa del buon Follo San Martino di questi tempi e a tale incontro con le immagini siamo passati. Per il resto, sfortunato il Levanto a Genova contro la Goliardica Polis, dove manca il successo in extremis dopo essere stato in vantaggio per 2-0 e finisce 2-2, aggancia la vetta della classifica alla Forza e Coraggio che pareggia 1-1 in casa del Bogliasco, fa altrettanto la San Margheritese che rifila un 5-0 a Santa Margherita al Colli Ortonovo, quindi c'è adesso in testa un terzetto composto anche dalla Golfo Prorecco che riposava per concludere senza reti il derby provinciale a Beverino fra il Val di Vara 5 Terre e la Tarros Sarzanese, mentre sul fronte esclusivamente genovese Real Fieschi Marassi 0-1. Questa era l'ultima notizia, ma prima di salutarci guardiamo le previsioni del meteo previste per domani, martedì 8 marzo. Un debole flusso umido determina infatti addensamenti localmente consistenti sul ponente in dissolvimento nel corso del pomeriggio, sereno o poco nuvoloso a Levante, in progressiva estensione al resto della regione. Le temperature minime pressoché stazionarie e le massime in debole flessione. L'umidità si manterrà su valori medi per quanto riguarda i venti, in prevalenza settentrionali tra deboli e moderati. Il mare mosso in mattinata, dal pomeriggio in calo a partire da Levante. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata, arrivederci.